Ciao a tutti, io sono Sofia, bentornati e benvenuti nel mio canale. Basta, mi prego. Raga, sto facendo questo video a 50 gradi a luglio con la finestra chiusa perché c'è una persona che sta facendo dei lavori e quindi c'è un rumore assordante che sicuramente sentirete anche con la finestra chiusa. Io sto morendo di caldo. Lui continuerà all'infinito. Vi capita mai di svegliarvi con la luna storta? O con il piede sbagliato, quando state nervosi e vi sembra di star passando la giornata più brutta della vostra vita? Sì, capita a tutti. Ma abbiamo dei metodi per superare queste giornate no di cacca, che voi ci crediate o no. Innanzitutto dovete capire che le giornate no ci sono, passano giornate brutte a tutti. Non è che uno si deve svegliare per forza tutti i giorni con la positività, l'allegria de pollon. No, succede a tutti di essere incacchiati dalla mattina quando ti svegli, perché magari è andato male qualcosa ieri, perché magari ti svegli con il piede storto, perché magari è proprio una cosa così. Uno ci si sveglia, non c'è bisogno che qualcuno ti faccia qualcosa per svegliarsi con il piede storto. Quindi dobbiamo capire che le giornate brutte ci sono e vanno affrontate in una certa maniera. Vi ricordate quella giornata bruttissima che avete passato qualche mese fa o qualche settimana fa o qualche anno fa o qualche giorno fa? Che vi sembrava la giornata più brutta della vostra vita. E invece vi ricordate che dopo quella giornata brutta ci sono state altre tante giornate bellissime? Come passano le giornate belle, purtroppo, passano anche quelle brutte, fortunatamente. Una cosa inevitabile da fare, purtroppo, però che dovremmo evitare, è di prendercela con tutti. Incavolarci con qualsiasi persona, qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa entri nel nostro circolo di negatività. Questa è una cosa sbagliata, però purtroppo capita e lo facciamo tutti. Cerchiamo di evitarla questa cosa, perché a volte quelle persone che ci possono mettere ancora più nervoso perché siamo nella nostra giornata no, alla fine potrebbero cambiarci la nostra giornata e farla finire in meglio. Io per esempio quando ho delle giornate no cerco di fare delle cose. La cosa che faccio più spesso: guardo i biglietti aerei, programmo un viaggio, vedo quanto può costare un biglietto, vedo dove posso andare, vedo dei posti da vedere, dei viaggi che posso organizzare. Mi piace perché mi dà un senso di libertà e di positività. Viaggiare è la mia più grande passione. Mi vado a fare una passeggiata. Passeggiare scarica l'adrenalina, scarica la negatività, scarica tutti i pensieri brutti. Davanti al mare, in un bosco, in una strada che mi piace, in una via di negozi, mi piace. Passeggiare è una cosa che mi scarica dalla negatività. Vabbè, questa è una cosa che faccio sempre, però soprattutto nei momenti negativi ho bisogno di musica. Io per esempio quando ho le giornate no non riesco ad ascoltare la musica positiva, la musica allegra. Devo ascoltare la musica depressa. È una cosa stranissima, ma credo che lo facciano tutti. Perché se ascolto musica positiva quando sono nervosa mi dà ancora più nervoso e non riesco a scaricarmi. Appunto, parlando di musica, un'altra cosa che faccio tantissimo quando sono in una giornata no è andare a ballare. Io ballo latinoamericano, bachata, salsa, quello che è. Ballare è una cosa che non mi fa pensare a niente. E mi ha aiutato a superare una cosa che mi sembrava impossibile da superare. Mi ha aiutato a ritrovare me stessa. Mi ha fatto scoprire una passione che io non sapevo di avere. Credo che iniziare a ballare e a frequentare questi ambienti sia stata una delle decisioni più belle della mia vita. Perché per me sono state veramente una terapia e io non smetterò mai di ringraziare quel giorno che io mi sono iscritta a quella lezione di danza senza sapere che cos'era, senza sapere dove andavo a finire. E quindi io auguro a tutti quanti di scoprire qualcosa così, senza saperne l'esistenza, senza sapere dove andare a parare, senza sapere a cosa si va incontro, di scoprire una passione così grande che riesce a farvi dimenticare il mondo intero. Quindi sì, diciamo che per scaricare le energie negative vado a ballare. Una salsa cura tutto. Un'altra cosa che io fortunatamente adesso ho l'opportunità di vedere tutti i giorni e che mi riempie il cuore e che mi fa passare le mie giornate no è il mare. Mi mette paura, ma allo stesso tempo mi mette tranquillità. Quindi se state passando una giornata no, andate al mare. Un'altra cosa che faccio quando sono in un momento no è leggere. Però non leggere così tanto per leggere, leggere un libro che vi prende davvero. Un libro che quando lo leggete non pensate a nient'altro che immergervi in quella storia. Se trovate un libro così, quando siete in un momento no, è
perfetto. Un'altra cosa che faccio nei momenti no è riguardare le foto. A me guardare le foto mi dà allegria, perché magari mi ricordo di quel momento felice e sono contenta, rivedo quei momenti che mi passano, mi rivivo quelle giornate, quelle sensazioni, quei momenti dentro la testa e mi dà carica. Potete scrivere a un vostro amico, appunto, che non sentite da un po', riprenderci contatti, questa è una cosa bella, soprattutto quando sei in una giornata no, perché magari risenti quella persona che non sentivi da tanto tempo e ti dà quella piccola spinta, quella piccola motivazione, quella piccola energia positiva che ti fa affrontare meglio la giornata. Quando state affrontando una giornata no, potete ovviamente uscire con gli amici. Io personalmente, quando sono giù di morale, preferisco stare sempre un po' più sola e concentrarmi su me stessa che stare con gli altri, perché magari quando sono in un momento no non sono proprio la persona più adatta per sprigionare allegria e felicità. Però anche uscendo con gli amici, magari dopo una giornata che siete stati con voi stessi, appunto, uscite con gli amici, vi fate una chiacchierata, vi andate a bere una Coca-Cola, quello che sia, e ti passa la negatività, se ne va. Un'altra cosa che faccio molto spesso quando sono in un momento no è di guardarmi film, però non un film a caso così, mi guardo proprio un film divertente. Al contrario della musica che deve essere triste, il film mi piace divertente. Quando un film è divertente e mi fa ridere, non lo so, mi mette positività e quindi mi aiuta un sacco anche guardare un film comico. Un'altra cosa che adoro fare, e che sarà sbagliato o no, ma mi aiuta un sacco, è andare a mangiare il mio cibo preferito. E quel momento di felicità, quando mangi quella cosa che ti piace, ti sembra che duri per sempre, e quindi fatelo. Non vi dovete sfondare di cibo, ovviamente, non incentrate tutta la vostra energia negativa sul cibo, perché questa è una cosa molto sbagliata. Però è giusto che vi concediate quel cibo che voi preferite su tutto. Datevi a mangiare una pizza, andate a mangiare un kebab, andate a mangiare un dolce che vi piace, un gelato. Il gelato è la cura a tutto. Il gelato è la cura a tutto. E alla fine di tutto questo, alla fine della vostra giornata no, la cosa più importante è realizzare ciò che vi ha fatto passare questa giornata brutta, e dovete buttarlo fuori. Le energie negative fuori dalla finestra, le persone negative fuori dalla finestra. Tutto ciò che vi mette negatività e che non vi dà gioia e serenità, dovete buttarlo afuera. Dovete stare felici, dovete stare sereni, dovete stare in buona compagnia, dovete scegliere le persone che fanno per voi e non accontentarvi di niente e di nessuno. Cercate la pace interiore, perché chi sta bene con se stesso, non sto facendo un discorso molto alla Gandhi e buddismo e spiritualità, no, sto dicendo cose che io ho provato sulla mia pelle. Quando tu sei bene con te stesso, non ti accontenti più della compagnia di tutti. Non ti va bene più stare con tutti solo perché si sta in compagnia. Ricordatevi che a volte è più solo chi è circondato da 3.000 persone di chi invece sta solo. E mi raccomando, sempre positività, perché i periodi brutti passano, le giornate brutte passano, ci vuole solo tempo e forza di volontà e tanto coraggio. Spero di avervi messo un po' di felicità e un po' di allegria. E quindi niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio. E ci vediamo al prossimo video.